non è che noi leggiamo questo paragrafo qua, lo capiamo, poi rileggendolo lo capiamo ancora meglio, poi lo capiamo ancora meglio. Questo è un processo della mente, non si tratta di questo. Si tratta che questo tipo di scritture, di insegnamenti, di cose che ci vengono date, ci fanno entrare un po' più, ci fanno avvicinare un po' più a quell'unità, e il sentire che è quello che propone a noi l'esperienza della vita come la stiamo facendo, quel sentire là manifesta un grado maggiore via via che noi scendiamo dentro di noi. Il sentire a un certo grado ci propone un paragrafo, a un grado dopo ce ne propone un altro e poi un altro. Se noi siamo convinti di leggere sempre lo stesso libro e di approfondirlo, stiamo prendendo una cantonata. Se è vero che tutto ciò di cui noi facciamo esperienza sono degli effetti meravigliosi, costruiti, sono effetti che sono prodotti dal sentire in questo processo di crescita del sentire, di manifestazione del sentire sempre più evoluto. E ogni volta propone il sentire a se stesso ciò che gli serve per questa crescita. Perciò il libro non è mai lo stesso. Quando io sono arrivato in fondo e lo ricomincio da principio, sono un altro, ma non sono un altro solo con la testa. Sono un altro, se è una di quelle letture, scritture, esperienze che mi apre dentro un altro livello, quel livello poi mi propone ciò che è adatto a se stesso.